non ci staremo mai in 5 minuti. Comunque. Ciao a tutti, siamo live. Eccoci, buongiorno a Ecco. tutti. Siamo Buongiorno da live. me, Sì. Beatrice, e Susanna, The Wanted Girls. Che sono io, ovviamente. Allora, Due delle esatto, Wanted. siamo live, due delle Wanted Girls. Siamo live, questo vuol dire, ahimè, che le sale hanno chiuso nuovamente e che siamo in un nuovo lockdown, però per fortuna che abbiamo questo strumento per incontrarvi, continuare a incontrarci e a proporvi iniziative, proiezioni, eventi, dibattiti a distanza, ma sempre interessanti, sempre ovviamente targati Wanted, Come come al al cinema, cinema, alla fine, perché come al noi cinema. facciamo al cinema di invitare degli ospiti a introdurre, ed è come al cinema anche un'altra cosa, nel senso che la Wanted Zone, lo diciamo, magari non tutti hanno ben chiaro come funziona, che è una piattaforma creata ovviamente da noi, ma che non vede solo noi come protagonisti, ma anche alcune sale che aderiscono e che il cui biglietto insomma va a sostenerle, perché poi nella biglietteria voi troverete tutte le sale, sono sei, sono tante, potete scegliere quale sala sostenere, se il Quale nostro, il sostenere? milanese, il clan, poi c'è tante, l'impero di Breiking, di Catania, eccetera, eccetera, li trovate. Esatto, quindi non andate a sostenere solo il cinema, solo la distribuzione, solo i nostri film, ma anche proprio la sala fisica che in questo momento purtroppo è chiusa. E appunto, come diceva Susanna, c'è modo di dare un sostegno. Quindi insomma il valore del biglietto è proprio solidale, ecco, quindi Esatto. pensateci. Allora, noi vi diamo appuntamento qui. Perché vogliamo introdurvi brevemente quello che è il vero appuntamento, evento di oggi, ovvero la presentazione più la proiezione del film Sono innamorato di Pippa Bacca, che avverrà alle 17 sulla piattaforma Wanted Zone. Quindi adesso, Chiamiamo gli ospiti. esatto, chiamiamo gli ospiti che vi introducono brevemente quello che andremo a vedere, che sono Simone Manetti, regista del film. Ciao Simone. Buongiorno, Ciao buongiorno a tutti, Simone. buongiorno. Poi abbiamo Rosalia Pasqualino di Marineo, che è la sorella, una delle sorelle di Pippa Bacca. Ciao. Buongiorno, ciao. E chiamiamo già anche Riccardo. Riccardo Nuri, che è un nostro amico che avrete spesso visto, il portavoce nazionale di Amnesty International, Italia ovviamente, e qui perché insomma Amnesty International ha patrocinato il film, insomma poi lui ha proprio un legame con questo film, quindi Sono ero innamorato di contenta. Pippa Bacca. Esatto. Esatto. Io direi di iniziare da Rosalia, perché non tutte le persone che ci stanno seguendo conoscono la storia di Pippa e in particolar modo la performance Sposa in viaggio, che è la performance, diciamo, centrale del racconto che andremo a vedere. Quindi ti chiedo, Rosalia, se puoi introdurci, raccontarci chi è Pippa, chi è stata, chi è Pippa e per appunto cercare di introdurre un attimo la proiezione poi in Quello che piattaforma. si può in poco, perché poi tu dovrai rifarlo alla fine, Assolutamente, quindi molto brevemente. non No, certo. preoccuparti, non è tutta la storia. Infatti, dicevo, se avete 5-6 ore vi racconto chi era No, Pippa. che belle 5 di nuovo, dobbiamo Esatto. Qualche parola chiave per capire chi fosse, chi sia stata Sì, tua vabbè. sorella. Molto brevemente, Pippa, appunto mia sorella, Pippa Bacca, nome d'arte, faceva l'artista, era un artista, e nel 2008 progetta questo viaggio, che è un viaggio performativo, quindi è un'opera d'arte, di partire da Milano in autostop per raggiungere Gerusalemme, vestita da sposa, e durante alcune tappe del viaggio di fare questa lavanda dei piedi alle ostetriche. È un viaggio che, come tutte le performance, è pieno di simboli che magari adesso non racconto. E parte con un'amica, Silvia Moro, a Istanbul. Arrivata a Istanbul dopo 20 giorni circa, insomma, partono l'8 marzo,
e arriva a Istanbul, riparte da Istanbul il 31, dicevo, arrivano a Istanbul insieme e poi si separano, e il giorno in cui parte da sola viene violentata e uccisa da un turco. E, l'evento, il fatto di cronaca ha una grande risonanza sui giornali, anche perché prima che venga scoperto cosa è successo passano giorni in cui Pippa semplicemente è, diciamo, sparita, e niente, diciamo, la cronaca ne parla molto, ormai sono passati 12 anni, quindi magari alcuni si ricordano un po' il fatto, altri invece non se lo ricordano più, erano troppo giovani anche per ricordarselo. E poi la cosa un po', diciamo, viene, non dico dimenticata perché non è del tutto vero, e adesso tocca a Simone però, perché le ragioni... tanti poi nei mesi successivi sono venuti a chiederti anche di raccontare la storia di Pippa, nei mesi, negli anni successivi. Sì, diciamo che dimmi. Sì, dimmi. No, dicevo solo che in effetti sfumando la cronaca ha iniziato a esserci più possibilità per invece l'arte, direi, quindi di andare meglio a capire il senso del viaggio e, certo, e tutto quanto. Ed è stato proprio Simone che ti ha convinta, diciamo, a portare questa storia, a far conoscere questa storia attraverso un film. Un documentario. Rido perché guardo la sua faccina che dice: t'ho convinto, eh? Sì, sì, diciamo, in tutti questi anni abbiamo avuto diverse situazioni, canzoni, spettacoli teatrali, tante cose che appunto pian piano hanno un libro importante che è stato per iniziare a focalizzare un po' la storia veramente, e poi è arrivato Simone. Posso dire un aneddoto, che in realtà appena morta tantissimi registi, cioè, ci hanno proposto almeno 5 film, ed erano tutti dei film fiction, un po' su questa cosa dell'assassinio partivano, cioè tutti disastro, e non è mai successo niente, perché come dire, non solo partivano da un punto sbagliato, ma non avevano proprio senso, no? Quindi incentrati sul fatto di cronaca e non su quello che invece era il messaggio vero, reale di Pippa, il suo obiettivo anche. Esatto, ma anche con poco a cercare di capire prima di raccontare una cosa, quindi un po' presi da 4 cose viste in TV, dall'emotività, da un film fatto già nella loro testa prima però di capire veramente che cosa Pippa diceva, chi era. E quindi alcuni avevano già scritto addirittura una bozza che era tremenda, era una persona che non era assolutamente Pippa, che faceva delle cose, come dire, non c'entravano davvero nulla con lei. E no, quindi invece Simone, poverino, ha dovuto prima studiare un sacco, sopportare me, le mie sorelle, la mia famiglia, insomma. Dire, non è una fiction, non è una fiction, davvero. Quello, e alla fine ce l'ha fatta. Simone, raccontaci dell'incontro con Rosalia e con la famiglia di Pippa. Allora, gran parte del lavoro di introduzione l'aveva già fatto Gianluca Perilli, che è il coautore del film, che aveva conosciuto prima di me Rosalia e tutte le sorelle e tutta la famiglia, e che poi mi propose questa storia che io ricordavo come i più, appunto, dal fatto di cronaca raccontato e che era rotto nei giornali nel 2008, però era un ricordo abbastanza lontano, solo che questa volta, a differenza del tempo, forse appunto perché con l'età che avanza uno inizia a porsi anche delle domande e cercare di capire le cose, sono subito rimasto affascinato da questa storia che non comprendevo semplicemente, perché ne sapevo solo la superficie. E quindi, appunto, come ha detto Rosalia, ho iniziato un pochettino a studiare e fin da subito ho capito che molto probabilmente c'era molto altro e molto di diverso da raccontare rispetto a quello che la cronaca aveva portato per quanto riguarda appunto il mainstream, cioè per la parte più superficiale della comunicazione, a galla, ovvero una donna italiana vestita da sposa, uccisa a Istanbul. Però sembrava, ad eccezione fatta appunto di altri lavori che erano stati fatti su Pippa, però diciamo non sembrava che l'opinione pubblica più generale si fosse domandata perché.
E quindi studiando ho sentito che forse si poteva... Si poteva partire da un fatto di cronaca anche dolente, però per fare un film sulla vita. Quindi partire da un accadimento di morte per in realtà raccontare la vita e con essa anche l'arte e la storia di Pippa. E quindi piano piano ci siamo avvicinati a Rosalia, a tutta la famiglia di Pippa, e abbiamo cercato di fondamentalmente di convincerla, di convincerle della nostra, che la nostra era un'intenzione di un racconto sincero, ecco, non c'era né morbosità né nient'altro che andasse a ledere la figura di Pippa o che ne volesse raccontare una nostra versione. Noi semplicemente volevamo raccontarla, infatti poi l'abbiamo fatto attraverso le voci di chi era più titolato a parlarne, appunto come la famiglia. Io anche nei documentari precedenti cerco sempre di realizzare delle opere, come si dice, atesiche, che non sono giudicanti o che non danno un parere a priori su una storia. Che raccontano, che mostrano. Cerco semplicemente di raccontarla nella maniera più sincera e scevra dalle mie intenzioni possibili, in modo che chi la vede ne possa, come dire, da giudizio. Sì, o semplicemente conoscerla per quello che è. Grazie Simone. Allora io passerei a Riccardo e poi vi salutiamo e vediamo. A parte Riccardo non ci sarà alle 5, quindi ci tengo che saluti adesso, che poi lui ha un altro impegno. Cos'è? Dai, appunto, tu sei innamorato di Pippa Bacca perché? A parte che mi hai fatto scoprire tu la canzone Velo di Sposa dei Radio Derwish, quindi importante. Senti, Pippa è un'artista visionaria, dove visionaria vuol dire avere una visione del mondo, praticare quella visione che è fatta di bei gesti, di bei comportamenti, l'idea di un viaggio nei luoghi di guerra per parlare d'amore e di vita. Questa è la cosa che è Pippa, che è quella sua idea, quel suo progetto. E io penso che sia contemporanea Pippa. Oggi potrebbe rifare quello stesso viaggio parlando del clima, perché è la guerra di oggi, insieme a tante altre cose. E credo anche che sia figlia Pippa di quell'ambiente molto, molto creativo che c'è intorno a Milano, che poi era la città delle sue performance, della sua arte. E chiudo solo ricordando una cosa che non è mai accaduta, non mi è mai passata per la mente nelle precedenti presentazioni. Uno dei primi giorni di aprile del 2008, perché è vero, come diceva Rosalia, che per qualche giorno non se ne è parlato, io ero in un pub a Roma, dietro il Colosseo, con la TV mandavano un telegiornale e dettero la notizia dell'assassinio di Pippa. E al tavolo accanto a me due coglioni disse: ecco, vedi, un'altra che se n'è andata a cercare. Io non ho mai avuto un istinto più diretto di prendere un boccale di birra e rovesciarlo addosso a queste persone. Però Pippa, e ancora prima di Pippa Enzo Baldoni, un altro visionario di Milano, sono entrati in quel vocabolario brutto, erroneamente brutto, dove la curiosità, la passione, la ricerca, l'amore sono delle brutte parole per coloro che dicono che bisogna stare rintanati a casa nostra. E per questo Pippa è stata un'antesignana del senso e del valore di fare queste azioni. Poi l'ho fatto con una modalità ancora più creativa del giornalismo, della ricerca, se vogliamo, l'ha fatto con l'arte, quindi per me è il massimo, e quindi sono definitivamente, irreversibilmente innamorato di Pippa Bacca. Va bene, allora io direi che salutiamo tutti. Grazie Riccardo, grazie Simone, e grazie. Ci vediamo alle 17 per approfondire in piazza, per comprare il biglietto. Ci avete i link sui commenti? Sì, indichiamo link. Magari dove si trova il link al biglietto, nel link per comprare il biglietto per la piattaforma Wanted Zona, dove approfondiremo la proiezione e poi vedete il film insieme. Che è la cosa poi importante.
Grazie Gio, che ci mette il link anche in sovrimpressione, ma lo trovate cliccabile nei commenti. Grazie a tutti, grazie al regista Gio e ci vediamo tra tre quarti d'ora. Grazie Rosalia, grazie Riccardo. A presto. Ciao a tutti. Ciao. A presto, grazie. Ciao.